Che stai facendo, Giulia? Eh? Miam miam, stai cucinando? Sì? Cucini? Ah sì, e dillo tu, senti, dici tu, benvenuti in questo nuovo video! E bentornati! Non ci vediamo da una settimana. Ahimè, non faccio video da una settimana. Adesso ho appena finito di dare una passata con l'aspirapolvere per la seconda volta e mi sono detta: vabbè, dai, così come sei, anche con i capelli un po', no? Vabbè, tanto ci siete un po' abituate. Facciamo un piccolo saluto. Visto che manco da un pochino, niente, mea culpa, non ho fatto video, ma non c'è un motivo in particolare se non il fatto che sono stata un po' svogliata, proprio in generale, non solo per i video, probabilmente questo cambio repentino del tempo, dalla primavera all'estate, all'inverno, non capisce niente, fa un caldo pazzesco anche qui in Germania. Pensate che ieri c'erano 32 gradi. Andare a prendere i bambini all'asilo, stato alle 2 del pomeriggio sotto il sole, veramente una grande, grande sudata. Tant'è che poi mi sono accorta poi la sera che mi sono anche un po' arrossata le braccia. Questo non va bene. Io con il sole devo starci molto attenta, veramente tutti. Però io sono un fotosensibile, quindi ahimè, devo ricordarmi di mettere anche io il solare, non solo ai bambini. Comunque niente, questo. Stiamo tutti bene, a parte vabbè, i soliti un po', quei soliti malanni, ogni tanto il naso chiuso che dura 24 ore, poi il giorno dopo si sta tutti bene, basta. Qui per me è un sabato, ma tanto questo video me lo metterò online il prima possibile, spero già domani stesso, proprio perché appunto non ci sono da una settimana e ci sono già tanti di voi che mi scrivono: dove sei? Che fine hai fatto? Torna, torna. Quindi ve lo metto subito. Comunque qui per me è un sabato, questo significa casa con i bambini. Yuppie, mattinata entusiasmante, pensare che i primi giorni di asilo di Enea ho pianto. Ho pianto una settimana prima del suo inizio e la settimana cambiano le cose in maniera proprio repentina. Dovrebbero fare l'asilo anche il sabato, volendo anche un po' la domenica. No, vabbè, scherzo. Però niente, con i bambini a casa, tutti e tre. E a volte sono un pochettino quelle si possono passare dei momenti un po' difficili, però tutto bene. Domani noi, un po' tutti penso, non lo so, comunque si festeggia Santa Giulia. Ce ne sono in realtà parecchie date durante l'anno dove si può festeggiare l'onomastico. Noi già dall'anno scorso, dal suo primo onomastico, scegliamo il 22 maggio. Cosa mi è venuta in mente? Me l'ero dimenticata. Domani è anche il compleanno di Willy, lui è lì che sta dormendo. Domani Willy compie 5 anni. In realtà è nato probabilmente a marzo, non lo so. Però noi abbiamo sempre festeggiato il suo compleanno il giorno in cui venne a casa con noi. Domani Willy compie 5 anni. Siccome adesso tra un pochino. Devo uscire perché ho un sacco di bottiglie del Lidl da scaricare perché non ho più dove metterle. Questa storia del vuoto delle bottiglie, perché non si possono schiacciare, no? Si devono tenere per intero, però occupano tanto, tanto spazio. Vabbè, quindi devo andare a svuotare queste bottiglie e poi volevo prendere una cosina per fare una piccola torta per domani. In realtà. Io, come tantissimi ritardatari del primo caldo, sono un pochettino, diciamo, in dieta, ecco, mettiamola così.
sia io che anche Daniele, noi facciamo sempre tutto insieme, ci incoraggiamo e ci sosteniamo sempre a vicenda. Quindi non volevo fare una torta, queste qui pesanti, magari con panna e tutto il resto, anche perché qui la settimana prossima, se non sbaglio, è il 26. Comunque giovedì, e qui si festeggia la festa del papà. La festa del papà si festeggia sempre nella settimana della Pentecoste, il giorno di Pentecoste, non ricordo. E noi l'abbiamo sempre festeggiata due volte. Il 19 marzo fa parte della nostra tradizione italiana, però festeggiamo anche quella nella data della tradizione di qua, no? Di dove viviamo. E magari volevo fare una cheesecake per quel giorno, sempre un po' light, con magari con lo yogurt, però per l'onomastico di Giulia anche volevo fare qualcosina. Avevo pensato un semplice plum cake, giusto che poi magari lo mangiano i bambini per colazione, però volevo fargli qualcosa, una cosina carina comunque, e volevo andare a prendere appunto due cosine per decorare questo plum cake, niente di che. E niente, ora che mi è venuto in mente prendo una candelina numero 5, un patè per i gatti e domani compleanno di Guilluzzo. E basta questo, niente, è stata una settimana, anche se non ci siamo visti, comunque è stata una settimana bella, tranquilla, anche ricca di cosucce. E vabbè, una cosa l'avete già vista perché vi ho messo un video su Instagram. Intanto io sono qui, i bambini sono di là tranquilli che stanno giocando. Ormai più passano i giorni, più stanno sempre più insieme. Giulia è sempre più autonoma. Pensate, una delle novità, ovviamente andiamo comunque anche a controllare. Giulia ha fatto i suoi primi passi, ma siccome è tremenda, perché mia figlia è tremenda, li ha fatti. Sono riuscita anche a fargli un piccolo video che poi ho mandato via WhatsApp a tutti. Niente, ora non lo fa più. Io la metto in piedi, la chiamo, lei ride e si siede. Vabbè, però quando vorrà lei? Aspettate. Dove sta? Che state facendo? Ecco, vi faccio vedere cosa stavano combinando. Cioè, guardate dove hanno messo questa. E qui c'è Giulia. Che fai? Leggi? Stai leggendo il libro? Stai guardando? Cosa hanno combinato i tuoi fratellini? Va bene, a posto siamo. Mamma mia. Ecco, questo intendevo. Questo intendevo averceli a casa il giorno. Vabbè, fa niente, è uguale. Adesso li ho mandati a guardarsi un po' i cartoni, buoni buoni. Ho detto così, dopo usciamo, che andiamo a prendere un regalino per Giulia. Ecco. Che gioco è? Vieni, dai, vieni, vieni. Dai, facciamo vedere. Li fai i due passetti. Vediamo se li fa. Aspetta, togliamo questo. Vieni, vieni, dai, vieni, 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 forza, vai, dai, dai, sola, vieni, vieni, no, vieni, 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 e vieni, dai. Vieni, 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 dai, sola, no, su, vai su, dai, dai, vieni, vieni, forza, uno, due, tre, via, beh, dai, vieni, e dai, vieni. Vieni. Uno, due, tre, via! Niente, non ha voluto che sapere, adesso è qui che si sta bevendo un succhetto, concentratissimo.
Che vi stavo dicendo? Niente, vi stavo un po' raccontando della settimana, quindi Giulia così. Neama, lì vi ho messo anche un video su Instagram, avete visto? Adesso va in bici senza rotelle. Allora, noi ci avevamo già provato altre volte, però era molto molto insicuro. Non riusciva a tenere l'equilibrio e quindi noi gliel'abbiamo rimesse. Una domenica al parco è stato lui a chiedere, ci ha chiesto: mi togliete le rotelle? Non l'abbiamo fatto, e al terzo tentativo, via! È schizzato come un razzo. È stato molto emozionante perché, ovviamente, ne essendo il primo, le sue prime volte sono anche le mie prime volte. È stato bello vederlo. Così che acquistano sempre più autonomia. E poi che altro? Niente, sono dovuta ritornare dal dentista, sono ritornata venerdì, perché la riparazione che mi aveva fatto in realtà mi è saltato un pezzo subito. Quindi sono riandata e mi ha rifatto di nuovo il lavoro, ma l'ha fatto più certosino questa volta. Perciò dovrei essere a posto per un bel po', speriamo. Per il resto basta, non ho avuto tempo e voglia anche di fare nient'altro, anche di sistemare quel famoso vaso, no, che ho preso, prendere i fiori, niente, fermo lì. Ho anche comprato una pianta, cioè sul balcone. Abbiamo preso questa. Allora, noi avevamo già un cipresso, non so se vi ricordate, che era anche bello, cresciuto, si era fatto molto grande, molto bello. Poi però in inverno l'ho trascurato, anzi, lui poverino era anche sopravvissuto all'inverno con la neve e il ghiaccio. Poi successe che ci furono due tempeste molto forti con vento particolarmente intenso, ed è caduto più volte. È caduto a terra, ha perso tanto terra, si era anche spezzato in qualche rametto in più parti. Poverino, quello ha tenuto, poi ha detto: cara mia, qui come faccio? Ciao. Mi sono ripromessa però questa volta, Giulia, mi sono ripromessa questa volta di essere una buona mamma da pollice verde. Tu cosa hai toccato qui? Cosa hai preso? Mannaggia te, guarda che tocchi tutto. Vieni, vieni in piedi. In piedi, in piedi, upplala, vai in piedi, dai, dai, andiamo, andiamo, brava, brava, vai, vai, sì. E quindi questo, ho preso un altro alberello, questa volta però si chiama, è un cipresso blu, in realtà è verde, però dovrebbe avere le foglie con il riflesso blu, però ancora lo devo. No, no, aspettate, non mi fanno. Ci sono le bolle di sapone fuori e come apro quella subito alle bolle. Lo devo ancora trapiantare. Sta lì da una settimana, ve l'ho detto, sono stata un po' svogliata, un po' così. Vabbè, succede. E basta. Questo, quindi adesso faccio fare la pipì ai bambini. Mettiamo le scarpe e poi andiamo a fare queste cose. Che poi, a proposito di scarpe, devo prendere i sandaletti ai bambini. L'altro giorno sono andata al centro commerciale dove c'è il negozio dove prendiamo sempre le scarpe, che è Dykeman, che ha sempre scarpe buone, anche alcune di marca e a prezzi ottimi. Ma ragazzi, la parte dei bambini, soprattutto dei sandaletti, delle scarpe aperte, ne hanno fatto una razzia. Proprio cose a terra, cioè io sono andata lì a dare un'occhiata, però non ho visto, non sono riuscita a capirci nulla. Quindi ho fatto già un carrello su Dykeman online. Ora stasera vediamo, magari anche con Daniele, per vedere, perché ne ho messo qualche modello, così vediamo anche lui, che poi sono quelle dell'anno scorso fondamentalmente, però vediamo.
più che altro anche per il numero, eventualmente me le prendo online, così risparmio tempo e stress. Io stasera non so cucinare, anche perché non mi ricordo se ve l'ho detto prima, non ve l'ho detto, non ci sto capendo niente poi con tutte queste interruzioni, ma sono ovviamente come tanti di voi, visto il periodo, no, quei ritardatari, sono un pochettino in dieta. Quindi ancora devo un attimo decidere, e sto facendo anche tutti i giorni, molto liccio, dal 9 maggio, sto facendo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, quindi ci tocca anche fra un po', stiamo facendo sport, io ho il mio tappeto, ho il tappeto elettrico, e tutti i giorni mi sto facendo i miei 3 quarti d'ora abbondanti di corsetta. Il problema è che sudo, ma sudo. Cioè, veramente sembra il cavallo, che fa le corse, e questo mi porta che sto lavando praticamente tutti i giorni questi capelli. Infatti, guardateli come sono conciati, ma veramente non posso fare altrimenti. Non è che posso dire no, vabbè, non li lavo, perché veramente sono zuppi. Al limite devo comprare uno shampoo, quelli delicati. Vado a vedere perché c'è un amico che stanno litigando. A dopo. Eccoci che siamo usciti. Facciamo un giretto. Sto cercando un regalino per te. Vedi? Ora sei piccola e non te ne accorgi. Vediamo cosa ti posso trovare. Siete pronti? Auf die Plätze, fertig, los! Ora Mirko imbroglia. Ah, no, l'ha fatto giusto. Bravi, bravi, un'altra volta. Dai, l'ultima e basta. Quello 10, 10 volte. Dai, l'ultima. Auf die Plätze. Fertig. Los. Vai, vai, guardate Mirko. Mirko. Ole. Basta, andiamo a casa. Ecco. Andiamo, andiamo, dai. Com'è che si fa? Così? Enea, come si fa col mare? Vediamo come funziona. Così. Bravi. Sì, a posto. Entriamo, dai. Aiuto. Ok, sperando che il telefono non cadi, perché è messo proprio abbastanza precario qua sopra. Comunque, allora ho preso quello che dovevo prendere, faccio anche vedere. Abbiamo preso pure 2 cosine da mangiare. Abbiamo scoperto da poco queste fette biscottate. Mamma mia, come sono buone! Sono integrali, ma sono ottime da mangiare proprio così. E in più sono anche leggerissime di zucchero, perché sono tutte quante le fette biscottate, proprio piene, 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 piene zeppe di zucchero. Invece queste le contengono pochissimo, solo che hanno un costo non indifferente. Vabbè, diciamo che in questo supermercato che è il Reve, compri 2 cose e spendi 50 euro così. Infatti noi abbiamo speso 23 euro, ma abbiamo scontato tutte le bottiglie, 8 euro di bottiglie, perciò. Comunque queste fette biscottate costano 2,10 euro, però sono troppo buone. Abbiamo preso qualche pacco di questo. Allora, intanto stavamo giocando con quella cosa lì del mare, come si chiama, quella tavola. Sono messi come si deve usare. Ecco, adesso probabilmente se la danno in testa, non lo so. Poi questo se le prese Daniele, le tortilla. Mette qua, poi io ho preso 2 pacchi di risoni,
I bambini hanno voluto la brezel, ne hanno mangiato un pezzo, fanno sempre così, vabbè. Mentre gli altri, aspetta, faccio vedere, ho preso le cosine per la torta domani, per il plum cake, più che la torta, che poi però glielo decoro. Ok, basta. Allora, mi sono presa i wurstel, questi qua vegetariani che sono buonissimi, questi. Ogni tanto io li faccio, io li metto nella pastina Giulia quando vado proprio di fretta, non so che cosa prepararle, così una cosa veloce. E basta, sì, finito. E mentre per la torta io ho preso questo, che è la classica copertura di zucchero, una roba del genere. In realtà io cercavo quella rosa, ma non l'ho trovata, quindi ho preso questa bianca, ma in più ho trovato questo. Che è una piccola gialdina con qualche anche decoro della Sirenetta, più o meno. E questo qua, quindi pensate, solo questo, 23 euro. Vabbè, no comment. Ah no, c'è anche questo, il burro d'arachidi, rigorosamente nella versione crunchy con i pezzettini, che a me piace tantissimo la mattina a colazione con la marmellata di fragole. Mentre nel negozio accanto, ovvero il Woolworth, abbiamo preso, allora, ho preso il regalo, un qualcosa di richiamo, la mia gioventù, io, diciamo, Sailor Moon, no? Per chi della mia generazione, ecco, il cristallo qui di Luna, non lo so, 6 euro, così poi si mettono le batterie, tanto giochini ne ha, giusto così per darle qualcosa, così ne è in più. E abbiamo preso questo, non c'entra niente, cioè tra le sirenette, Sailor Moon, unicorno, beh, giusto per farle la festa. Questo qua a 2 euro, non nascondo che se no i bambini lo vogliono aprire subito. Candelina Verguilli, gliel'ho detto a Daniele, mi ha fatto uno sguardo compassionevole. Abbiamo preso la candelina che poi ma guarda, ha detto se no gliel'hai presa rovinata qui nell'angolino, aspetta che ne prendiamo un'altra più bella. Quindi questo e poi vabbè qua qualche ghiaccetto per la borsa frigo per il pranzo lavoro di Daniele e poi dov'è? Un cerchiettino ad 1 euro, un'altra volta sempre lo stesso, l'avevo già preso, però i bambini non so, l'hanno rotto, me l'hanno rotto, lo sono ripresa, via, ok, speriamo, allora, ho la batteria al 5%, speriamo di farcelo, campanellini per la bici, in realtà si è rotto soltanto quello di, forse di Mirko, di Enea, non lo so, vabbè, 1 euro, 1 euro, se la sono presi tutte e due. Mollettine, queste qua ad 1 euro, anche queste si rompono così. E in più ho preso delle magliettine a Giulia, tutte quante pagate forse 2,99 tutte. Sì, allora, ho preso questa qua bellissima con la girafina, mamma e io. Poi questa qua con tutti gli unicorni, boh, non lo so, bella. Simpaticissima, bella bella. E poi ultima anche questa qua con gli unicorni con scritto Zuccasus. Bella. Poi ovviamente questa è una sciocchezza, proprio bella bella. Questa è la mia preferita, diciamo. Bella. E stop. Questo è stato. Quindi ora metto tutto a posto, nascondo questo. Ah, e poi abbiamo preso anche la terra, ecco, sempre lì al supermercato per piantare qui il basilico gigante e domani l'alberello. Domani vi faccio il vlog di questa giornata un po' così, speriamo sia anche una bella giornata per uscire. Niente, io adesso vi saluto soltanto io. Vabbè, mando un bacio, grazie per la compagnia, grazie per aspettarmi E sempre. ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Tanto spunta, il mio Paolino qui spunta. Paolini. Paolini, hai ragione. Ah, domani devi tagliare i capelli. E barba. Domani No. capelli e barba. E non li Abbasso. taglio dalla Pentecoste, però. No, sto Pentecoste scherzando. scorsa. No, sto scherzando. L'ho tagliato prima che venisse lì qua. Vedi, è passato un mese. Vabbè, no, Ciao ok. ragazzi! Vabbè, ciao.
Bacio, Giulia piange, chissà cosa sta succedendo. Niente, questo. Di nuovo, bacio grande, grande come il cielo. Aspetta, Enea! Enea, Mirko, correte! Correte, veloce, 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 veloce! Veloce, venite a salutare qua, dai, uno qua, vai, veloce che sennò la batteria non mi tiene. Vieni, Mirko! Ciao! Vieni! Allora, noi ci vediamo al prossimo video! Video! Baci! Un bacio grande come il... E c'è? Se dimentica! Il check! Se volete vedere tutti i video di noi, cliccate qua un check! E se non volete più vedere... Dici così, guarda, iscrivetevi al canale! Iscrivetevi al canale! Tu dici così, mettete like! Cliccate la campanella! Cliccate la campanella e noi ci vediamo. A Facebook. Se volete vedere altri video di noi tutti, di noi di famiglia, che volete vedere noi, mia mamma e mio papà e la nostra piccola Giulia, cliccate qua. Ok. E se voi volete vedere gli altri cartoni di gli altri, cliccate qua. Di qua. Ma non ci andate dagli altri, venite solo da noi. E anche se volete potete fare la campanella. Ecco, suonate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo. Aspetta, ma voglio. Che cosa, come si dice? Devi dire tu. Non lo so cosa vuoi dire, amore. E dici così, ci vediamo al prossimo video. Mamma, dovete fare il canale, lo dovete scrivere con la penna. Con la penna, iscrivetevi con la penna. Un bacio. Ciao.